Assessore, crescono i numeri per quanto riguarda i contagi nella nostra regione, c'è stato anche un aumento di ospedalizzazioni, però la situazione in Abruzzo rispetto ad altre regioni è una situazione sicuramente che in questo momento non crea allarme. Sì, è vero, abbiamo un aumento di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che subintensiva, però sono al 50% di quelli della media nazionale, quindi molto al di sotto di quell'allarme che si può creare per cambiare colore alla nostra regione. In ogni caso sono segnali importanti determinati purtroppo da dei positivi prevalentemente riscontrati in età giovanile, tra i giovani, e quindi un'attenzione particolare a livello comportamentale, perché è importante rispettare le norme al di là delle vaccinazioni e di tutti i problemi di cui ne siamo pienamente a conoscenza del valore della vaccinazione. Il mio appello è di evitare quegli assembramenti, quelle relazioni purtroppo che incidono in maniera notevole poi sul contagio e soprattutto sulla variante che è molto incisiva nella nostra regione. In queste ore stanno partendo le vaccinazioni per gli over 12. Sì, noi abbiamo dato la possibilità attraverso dei drive-in, abbiamo aperto delle postazioni, sono diversi i giovani che ne hanno fatto richiesta e siamo anche tra le prime regioni ad avere questa percentuale di vaccinati. È importante questa percentuale, diciamo, valida, importante nella nostra regione, perché in prossimità della riapertura della scuola dobbiamo partire sempre di più in sicurezza. Ci auguriamo che il 13 sia la data possibile, altrimenti ci troveremo costretti a spostarlo, ma è un'eventuale ipotesi da valutare, perché noi vogliamo riaprire in presenza e ci auguriamo anche che il corpo docente, gli insegnanti si vaccinino ancora di più. In questi giorni c'è un aumento di richieste da parte loro.